in questo nuovissimo video. Oggi siamo qua su Rise of the Tomb Raider. Ok, allora, la cattedrale, trovi il modo di entrare nella cattedrale. Eravamo proprio qui, in questo punto, dove ci eravamo fermati, quindi direi di continuare. Ok, credo che dobbiamo soltanto salire. Ok, vale. Anna. Allora procedete senza di loro. Questo non fa parte del protocollo della missione, signore. Introduce il potete raggiungere l'obiettivo senza di loro. Signore, non credo che siamo solo qui sotto. Mi serve il supporto tattico. No, siamo già troppo pochi in questa valle. Se credi che vi seguano, forse è meglio che la mossa. Ok. Qua c'è Anna. Ok. Deve essere là sotto. Porta Ana, sto aspettando. L'ha trovato? Uccidermi, Nermi, sarebbe troppo anche per te, Lara. D'altronde, so perché non hai ancora premuto il grilletto. Sparami e i miei uomini ti uccideranno in pochi secondi. È l'unica cosa che sanno fare meglio di te. Sta zitta, Anna. Non ti muovere, non puoi scappare! Uccidetela, ora! Posso sparare a lei? Ok, sparo che si gira attorno allora. Ripensa alla mia offerta, Lara, prima che sia troppo tardi. Era già tardi quando hai tradito la mia famiglia. Troverò l'Atlante, Anna. I miei uomini muoiono come mosche là sotto, Lara. Se loro non lo trovano, neanche tu ci riuscirai. Vai all'inferno! Sta arrivando la Croft. Uccidetela e portatemi quel dannato Atlante. La cattedrale, trova l'ingresso degli archivi. Ok, ragazzi. Ma mi sembra che siamo in una bella situazione. Non so perché sono andata di qua, però okay. Mi sembra una via. Ho detto, ok. Qua vedo qualcosa di bello. Dobbiamo sempre esplorare. Consiglio sempre di esplorare. Magari potrebbe essere anche una rottura di scatole, però magari è meglio esplorare perché possiamo trovare questi generi di cose che potrebbero esserci utili. Allora, Lara continua a crearci difficoltà. Ha radunato il popolo della valle e l'ha aiutato a ottenere una serie di vittorie. Mi piacerebbe farle capire che si sbaglia, che le sue idee di immortalità sono errate, che il mondo è troppo imperfetto per delle soluzioni temporanee. Un eroe solitario non può salvarlo. L'idea di rivelare al mondo l'esistenza della sorgente divina è ridicola, oltre che pericolosa. Pensavo di poterla convincere a sostenere la Trinità, ma ora non più. Io e lei siamo unite, abbiamo un legame, ma... ora credo che non ci sia altra scelta. Bisogna fermarla. E io so che si può fermare.
ha affermato persone più forti di lei. Non credo che esistano persone più forti di Lara Croft. Un frammento del diario di Anna. Non è riuscita a convincermi a passare dalla sua parte. Ora pensa di potermi spezzare. Provaci pure, Anna. Ti sto aspettando. Po, 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 po. Ok, vediamo. Credo che ci sia solo una via. Cioè, mi sa, perché insomma, la colazione che non si è vista. Eccolo. Deve essere quello. Intuizioni, trova il modo per scendere negli archivi. Bene, vediamo se possiamo fare qualcosa nei nostri armi. Ma non capisco esattamente cosa stia succedendo qui. Qualcos'altro vive nell'oscurità di questo posto. Ma devo continuare. Mi sono spinta troppo avanti. Anna crede di conoscermi. E da un certo punto di vista è anche vero. Ma non sa. E finché continua a sottovalutarmi, potrei ancora avere la meglio. Ok. Continuiamo. Un vecchio affresco. E quelli sono contenitori di fuoco greco. L'esercito di mortali del profeta, armato con il fuoco greco. Erano quasi invincibili. Allora questo sarebbe fuoco greco, no? Questo sarebbe fuoco greco, allora. Ok. Sono un po' di ragnatele. Quell'odore. Oh no, bruciato vivo. Oddio mio. Ma sono i soldati della Trinità questi? O sono antichi di 100 anni fa? Oddio. Che... Non è... Sì, ma presto. Non voglio che soffra ancora. Così non soffrirà più, ragazzi, è meglio così, meglio per lui. Chi può averlo fatto? Cos'è questo fumo? Che diavolo è? Questi contenitori sono ancora pieni di fuoco greco. Chissà se brucia ancora. L'Atlante, recupera la trappola degli archivi prima della Trinità. Ok, quindi dobbiamo anche sbrigarci, raga. Ok, non so perché ho girato di qua, volevo solo vedere, ok? Però abbiamo trovato robe belle. Dai diari di Decio, primo apostolo del profeta, 970 d.C. Per un mese sono andato al foro a sentire il profeta parlare. Indosso le vesti della gente comune. A un figlio di una grande casata non sarebbe consentito farsi vedere qui. Sembra che i patrizi e gli uomini della chiesa d'Occidente stiano cercando di mettere a tacere il profeta. Io posso solo ascoltare e riportare le parole di quel grande uomo. Nessun uomo ha mai detto la verità su Dio, perché nessun uomo può saperla. È più puro il cuore di un contadino o di un soldato o di quello del signore degli imperatori. Siamo tutti ingannati da coloro che affermano di parlare in nome del Creatore. Nessun uomo parla per lui, perché la sua voce è nel cielo, nell'acqua e nel flusso del mondo. La testimonianza di questo apostolo suggerisce che il profeta raggiunse una posizione di rilievo a Costantinopoli. E questo sarebbe il profeta, ma credo, Ma senza testolina. Ok, basta. Ci sono contenitori di fuoco greco. Spero che non ci serviranno. Lo spero perché credo che la Trinità stia arrivando. Anche perché c'era un sacco di gente, quindi prendiamo l'Atlante. Pensiamo all'Atlante per prima cosa. Ci sono. Cavolo, raga, guardate, se non vivi all'assalto, la divinità fuggi con la grande. Caspiterina!
grazie. Merda, cavolo, stavo pensando qui. Aio! Non li vedo. Però quello è il casco, cavolo. Dai. Ce la faccio ad ucciderlo. Devo fare un sacco di frecce, o sennò qui non ne usciamo vivi. Anche perché è molto importante l'arco. Quindi più frecce possiamo fare, meglio è. Ok. Prendiamo anche le cose. E sbrighiamoci soprattutto, non credo abbiamo così tanto tempo. Potrebbero arrivarne altri. E tanti. Soprattutto. Non possiamo perderla. Ok. Per poco, raga. Se non ci vedeva, mi ha fatto prendere un colpo sinceramente. Rapporto. Qualcuno vede qualcosa? Niente. Non si vede niente. Certo che sono qui. Sono altri tizi? Oddio, ho paura. Ok, vado. Però non ci sia nessun altro. Oh mio Dio, c'è. Alla parte intorno. Merda. Cavolo, quanti altri ce ne sono? Dobbiamo stare attenti. Questa cosa ci potrebbe proteggere, ma dobbiamo stare attenti da dove vengono. Cioè, se non sentite parlarmi è perché sono molto concentrata, sinceramente. Altri chi? Posso attirarti in questo modo, credo sia rimasto solo lui. Ok. Aspetta, vedo se c'è qualcosa che ho visto. No. Non credo sia qualcos'altro anche qui, bene. Ok, possiamo continuare. Oh cavolo, acqua. Acqua in spugna. Trova il modo di uscire dagli archivi con la trappola. Questo posto potrebbe saltare in aria. Devo sbrigarmi. Cavolo, ci sono ancora tizi. No. Cavolo, così come facciamo?
Per forza sott'acqua, ma... Troppo tempo, come facciamo? Oh... Già si sta affannando tutto. Oh, ok. Ferma! È finita. Merda. Oh, ok. Non so come, ma... Merda. Oddio, ragazzi, le morti peggiori nei giochi sono proprio queste. Le morti sott'acqua, io le odio. Ok. Autorespiratore, nuova attrezzatura. L'autorespiratore usa dell'aria di restare sott'acqua per un tempo illimitato senza subire danni. Bene, quindi possiamo rimanere qui per sempre. Ok, vabbè, per sempre no, comunque. Bene, non possiamo più preoccuparci, direi. Ok, andiamo allora, sbrighiamoci comunque. Comunque questo posto potrebbe, come ha detto Lara, esplodere velocemente, cioè in due millesimi di secondo. Quindi stiamo attenti. Dovrei aver trovato un'uscita. La statua è instabile. Alta marea, trova il modo di fuggire con la tappa. Ok. Credo proprio che dobbiamo fare così, perché sicuramente non c'è altra scelta. Devo solo togliere gli ultimi supporti. Ok, comunque ragazzi, io direi che questo è il momento perfetto per finire l'episodio qua. Io direi che possiamo fermarci con questo episodio. Lasciate mi piace, commentate e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ciao a tutti!